Per introdurre questo tema e per valutare pienamente le possibilità positive e le possibilità anche negative che ci sono nel nuovo atteggiamento delle nuove generazioni, tenendo conto del mondo come sta cambiando, come è cambiato, la cosa migliore è, come si può dire, cercare di individuare quali sono i fattori che in qualche modo sono intervenuti non solo nel Mediterraneo, non solo in questa parte del mondo, ma in tutto il mondo, come si può dire, che hanno provocato quello che io chiamo il cambiamento di configurazione del mondo. Ovviamente il cambiamento della configurazione del mondo è avvenuto soprattutto 20 anni fa, quando l'equilibrio che aveva in qualche modo dominato il mondo per 45 anni, quello della guerra fredda, il cosiddetto equilibrio bipolare, è saltato in aria. Però se noi riflettiamo sulle ragioni che hanno fatto saltare in aria questo equilibrio, le possiamo individuare in 3 fattori che sono riassumibili in maniera molto sintetica e molto facilmente comprensibili, che sono da un lato lo sviluppo della formazione, dell'educazione delle nuove generazioni. Nel corso dei 45 anni succeduti alla Seconda Guerra Mondiale, come si può dire, soprattutto le giovani generazioni hanno fatto un salto di qualità nel loro livello di istruzione. Non solo nel loro livello di istruzione primaria, quindi il passaggio dall'analfabetismo all'alfabetizzazione, ma anche nel passaggio nello sviluppo dell'istruzione secondaria e dell'istruzione terziaria, quindi quella di carattere universitario. E perfino i paesi che in qualche modo si sono dimostrati più arretrati, diciamo così, quelli cosiddetti comunisti, l'unico risultato vero che hanno ottenuto, penso per esempio all'Unione Sovietica e penso ai paesi del blocco comunista, è stato proprio lo sviluppo dell'educazione di queste giovani generazioni. Il secondo fattore che in qualche modo ha inciso sul cambiamento della configurazione del mondo è stata la demografia. La demografia è cambiata enormemente, non solo è cambiata in termini dimensionali, la popolazione del mondo è cresciuta enormemente, non solo è cambiata dal punto di vista della percentuale delle giovani generazioni rispetto al totale, ma è cambiata ulteriormente nella direzione della voce. Sì, però io ricordo. No, non viene la tua voce registrata dal banale. Non so. Devo guardare una cioè in questo caso. Ma non dipende da me. Vabbè, bene. Allora, il terzo fattore con cui la demografia ha inciso sugli equilibri del mondo è stato quello del rapporto tra le popolazioni che vivono e che vivevano in ambito rurale e quelle che sono trasferite in ambito urbano. Naturalmente il combinato disposto di questi 3 fattori, l'aumento della popolazione, l'aumento della quota di popolazione giovane e l'aumento di quota di popolazione urbana, ovviamente hanno modificato, diciamo così, soprattutto nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, hanno modificato il mix con le conseguenze del peso delle giovani generazioni rispetto alle generazioni più anziane. Il terzo fattore
che ha giocato nel cambiamento, diciamo così, è stata la cosiddetta rivoluzione tecnologica, che è stata caratterizzata, lo dico in maniera sintetica, dallo sviluppo, soprattutto nei 20 anni successivi alla fine della Guerra Fredda, di tre innovazioni che hanno modificato il livello di comunicazione del mondo. Da un lato la televisione satellitare, e quindi per quello che riguarda i paesi del Mediterraneo, le varie Al Jazeera, l'Arabia e così via. E la seconda innovazione tecnologica che si è diffusa enormemente nel corso di questi meno di 20 anni è stata la cosiddetta telefonia cellulare. Praticamente nel 1992, quando io smontavo da ministro degli esteri, non c'erano praticamente i telefoni cellulari. Oggi sono 5 a 6 miliardi e si stanno espandendo sempre di più. Il terzo fattore è ovviamente internet. Internet non esisteva nel 1992, ha cominciato a diffondersi attorno al 95-96 e oggi ovviamente leggete, avete letto in questi giorni sui giornali che per esempio Facebook, che è il social network più sviluppato e più avanzato, ha raggiunto ormai l'ordine di grandezza di 1 miliardo di persone collegate attraverso questo sistema. Il combinato disposto di queste tre cose ovviamente ha, come si può dire, messo uno strumento gigantesco nelle mani soprattutto delle giovani generazioni. Quindi mentre la politica fino a quel momento, fino diciamo così, era un fattore che riguardava soprattutto l'elite e con una possibilità molto limitata di influenza da parte delle cosiddette opinioni pubbliche, delle cosiddette masse popolari, questo è cambiato drasticamente nel corso dei 20 anni succeduti alla Guerra Fredda. E naturalmente da questo punto di vista, mentre durante la Guerra Fredda in qualche maniera, quando già in qualche maniera questi fattori ha cominciato a operare, però ha prevalso la stabilità e naturalmente da questo punto di vista ha prevalso l'architettura bipolare, e quindi un'architettura in qualche maniera nonostante tutto stabile, anche se ovviamente si basava sulla la minaccia nucleare, dell'annientamento nucleare da una parte e dall'altra, però questo non si è mai realizzato e alla fine una volta finito questo equilibrio, che è finita per l'efficacia dell'azione di questi tre fattori che ho citato prima in maniera molto sintetica, ovviamente questo ha portato un cambiamento della configurazione del mondo. La configurazione del mondo è cambiata, mentre prima si sviluppava attraverso un primo e un secondo mondo in qualche maniera in equilibrio, i cosiddetti paesi in via di sviluppo, i cosiddetti paesi del terzo mondo in qualche modo si dividevano tra quelli che stavano con il cosiddetto occidente, quindi con il mondo cosiddetto capitalistico a democrazia di mercato, e dall'altra parte un'altra parte che si riferiva ai paesi cosiddetti comunisti o cosiddetti a economia dirigistica. Tutto questo è cominciato a cambiare e è cambiato molto rapidamente, tant'è che ormai la configurazione del mondo viene descritta dal passaggio dal G7, G8 al G20 o al G20 più. Da questo punto di vista noi oggi parliamo dei cosiddetti BRICS, quindi del Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, perché si è aggiunto ormai anche il Sudafrica in questi paesi, a questo gruppo di paesi, e naturalmente da questo punto di vista parliamo di queste come di economie emergenti, ma in realtà sono già emerse. La Cina è ormai la seconda economia del mondo che si avvia
prima del 2020 a diventare la prima economia del mondo, l'India è la terza o la quarta, il Brasile credo che abbia superato l'Italia in questi giorni, e naturalmente tutto questo, ripeto, di questo si è già preso atto, perché ormai il G7 G8 che rappresentava i paesi importanti economicamente e anche politicamente nel corso dei decenni dell'ultima fase della guerra fredda, ormai sono stati sostituiti dal G20 più, perché ormai sono molti più del G20 i paesi che vengono convocati in queste riunioni. Bene, in questo contesto di cambiamento di quella che io chiamo la configurazione del mondo, è cambiato anche la realtà mediterranea, ed è cambiata anche la realtà mediterranea sia sotto il profilo economico, perché se uno guarda con precisione, con attenzione, quello che è successo prima dell'esplodere della crisi, quindi prima fino al 2007, dal 2000 al 2007, vede che anche le economie della cosiddetta sponda sud del Mediterraneo, o comunque le economie dei cosiddetti paesi arabi islamici, in qualche maniera sono cresciuti a un ritmo doppio di quello con cui per esempio cresceva l'Europa. E naturalmente per questa ragione, per esempio, noi abbiamo potuto fare come IPALMO, di cui io sono presidente, un convegno proprio qua a Napoli nel 2010, parlando della cosiddetta quarta economia emergente, quindi di un Mediterraneo che nella sua sponda sud, nella sua sponda est, poteva rappresentare una quarta economia emergente, e quindi si stava muovendo nella direzione in cui si era già mossa l'Asia dell'Est con la Cina, l'Asia del Sud con l'India, l'America Latina con il Brasile. Bene, da questo punto di vista, non è, anche se questo ci ha preso di sorpresa a tutti, comprese l'elite di questi paesi, alla fine non era, ci si poteva aspettare che in qualche maniera queste situazioni si mettessero in moto. E di fatto si sono messe in moto alla fine del 2010, tra il dicembre del 2010 e l'inizio del 2011. Si sono messe in moto a partire dalla Tunisia, quando un certo giorno, nella seconda metà del 2010, un venditore ambulante di un paesino della Tunisia si è dato fuoco e si è immolato semplicemente per protestare contro l'azione della polizia del suo paese, rivendicando la sua dignità di persona umana, e naturalmente questo ha innescato quelle che sono state chiamate le primavere arabe, che ovviamente hanno avuto alcuni elementi comuni e alcuni elementi di differenziazione a seconda delle diverse realtà sociali e politiche dei vari paesi arabi. Cioè, è partita la Tunisia, poi è partito l'Egitto, poi è partita la Libia, poi è partito lo Yemen, poi qualche settimana dopo, nel marzo del 2011, è partita lentamente la Siria, e poi le cose sono quelle che abbiamo visto tutti. Ebbene, in quel momento la cosa importante, soprattutto all'inizio delle cosiddette primavere arabe, è stato il ruolo delle giovani generazioni. Delle giovani generazioni che hanno in qualche maniera sono state messe in moto dai tre fattori di cui parlavo prima. E naturalmente da questo punto di vista hanno innescato delle cambiamenti dal basso, con la partecipazione veramente della gente, con la partecipazione soprattutto delle giovani generazioni e soprattutto delle giovani generazioni femminili, in qualche maniera sono diventate
per la prima volta un fattore di cambiamento, e personalmente io sono convinto che questo fattore di cambiamento influenzerà anche il proseguo di questo, del cambiamento della situazione di queste società. E naturalmente lì è venuta meno l'Europa. Lì è venuta meno l'Europa perché mentre il messaggio di venuto da queste primavere arabe era un messaggio che io chiamo di convergenza, quindi un messaggio che in qualche maniera avrebbe reso possibile il dialogo, il confronto, la cooperazione, a differenza di quella che sembrava essere la situazione precedente, perché nella situazione precedente sembrava che il rapporto tra le società cosiddette occidentali, cosiddette cristiane, cosiddette come si può dire, caratterizzate da economia di mercato, da democrazia rappresentativa, trovavano una grande difficoltà a dialogare con le società come si può dire, a radice o a matrice islamica, perché naturalmente le due, come si può dire, i due fenomeni precedenti che avevano caratterizzato il rapporto tra queste società e le società occidentali erano state l'11 settembre del 2001, che era uno stato sia pure, come si può dire, caratterizzato da una fortissima minoranza, cioè era una minoranza molto, molto limitata, quella di Al-Qaeda, quella di Bin Laden e così via, però l'effetto dell'11 settembre è stato molto forte e naturalmente la risposta dell'Occidente nella prima fase è stata la risposta della guerra in Iraq di Bush figlio e quindi naturalmente è stata una risposta, come si può dire, di contrapposizione che andava verso la logica del conflitto e così via. Ebbene, mentre appunto le situazioni precedenti andavano in questa direzione, invece le primavere arabe sono state caratterizzate da un messaggio di convergenza. Le parole d'ordine erano comprensibili anche dal nostro punto di vista, la parola d'ordine, ovviamente all'inizio erano parole d'ordine legate alle condizioni sociali ed economiche di queste giovani generazioni, e però subito si passava dal livello socio-economico al livello puramente politico e valoriale. Quindi la richiesta era quella della dignità, della libertà, della democrazia alla fine e poi alla fine anche della lotta alla corruzione, della lotta contro le cosiddette cleptocrazie che erano caratteristiche delle elite non democratiche che prevalevano in Tunisia, in Egitto, in Siria e così via. Ecco, naturalmente da questo punto di vista sarebbe stato importante ed opportuno che l'Europa, soprattutto l'Europa, per la ragione anche storica e geografica, cogliesse queste opportunità. Invece l'Europa, presa dai suoi problemi, presa dalle proprie difficoltà, incapace di sviluppare una direzione di marcia nella direzione dell'integrazione politica e quindi di esprimere una politica estera in qualche maniera omogenea, complessiva e compatta e così via, l'Europa si è guardata l'ombelico, si è distratta, si è occupata dei propri problemi e naturalmente ha perso l'occasione di corrispondere a questa cosa qui, e questo naturalmente ha inciso anche sull'evoluzione di queste situazioni, perché naturalmente come sempre quando c'è un grande cambiamento repentino, un grande cambiamento, come si può dire, con tutte le contraddizioni dei grandi cambiamenti, ovviamente ci sono delle occasioni, delle opportunità e ci sono al tempo stesso dei problemi e dei rischi naturalmente. E naturalmente quando l'evoluzione, finita la pars destruens, quindi la cacciata delle elite precedenti
così via, che è avvenuto molto rapidamente, poi si è dovuto passare alla pars construens, quindi alle elezioni, all'avvio dei processi per la redazione delle costituzioni e così via. Naturalmente da questo punto di vista quelli che erano stati assenti o meno presenti nella fase iniziale del cambiamento, cioè le cosiddette formazioni islamiste, hanno prevalso, perché naturalmente avevano erano capaci di avere delle organizzazioni molto più ramificate, avevano una presenza sul terreno e avevano un messaggio semplice, semplificato, che era quello della religione da usare, e naturalmente hanno comportato il fatto che nel corso delle varie elezioni che si sono succedute nel corso di questi praticamente due anni, in Tunisia, in Egitto, in Libia e così via, hanno, in Marocco, in Giordania, eccetera, hanno prevalso le formazioni islamiste, e quindi le formazioni, come si può dire, in qualche maniera più arretrata. Naturalmente questo ha creato dei problemi ulteriori nel cosiddetto Occidente, negli Stati Uniti, in Europa e così via. E qualcuno si è chiesto, ma valeva la pena di appoggiare, rendere possibile questo cambiamento e naturalmente rinunciare alla stabilità in nome della democrazia. Personalmente sono convinto che come si può dire, la democrazia è un valore in sé, e quindi qualsiasi rischio si deve correre purché si vada nella direzione della democrazia, e penso che alla fine, sia pure con contraddizioni, con passaggi in avanti e indietro, in qualche maniera la democrazia alla fine porti sempre dei vantaggi, delle situazioni di miglioramento e così via. D'altra parte lo faccio anche sulla base di, come si può dire, di esperienze che noi abbiamo dimenticato, ma su cui dovremmo riflettere. Per esempio, io lo ricordo, ma dovreste ricordarlo tutti, per esempio quello che è successo molti anni prima delle primavere arabe, vent'anni fa in Algeria, quando alla fine degli anni 80, nel corso del primo sconvolgimento legato alla fine della guerra fredda, tentarono di andare nella direzione della democrazia, organizzarono delle prime elezioni su Alessandria libere, e naturalmente quando ci fu un primo turno in cui stravinse le formazioni islamiche, il cosiddetto FIS, il fronte islamico di salvezza, e naturalmente da questo punto di vista immediatamente dopo, con l'appoggio di tutti i paesi europei e anche degli Stati Uniti, il secondo turno non si tenne mai, e naturalmente l'esercito resignarono la situazione, e il risultato fu una guerra civile che durò credo 10 anni, in cui morirono, qualcuno dice 100.000, qualcuno dice 200.000 persone. Bene, allora se noi riflettiamo e se confrontiamo gli episodi, questo episodio che è stato il primo, diciamo così, in cui alla fine con la nostra complicità è prevalsa la logica della stabilità rispetto a quella della democrazia, col risultato di 100.000, 200.000 morti e di una situazione molto, molto forte, tutto sommato quello che stiamo vedendo oggi con le vicende dei salafiti in Tunisia, con le vicende dei 4 morti americani in Libia, con le vicende di quello che sta avvenendo in Egitto, per adesso è molto molto meglio di quello che è successo allora. Quindi nonostante tutto io penso che la democrazia sia un rischio da correre, e naturalmente da questo punto di vista dobbiamo sapere che la pars construens è cominciata
da pochissimo, e naturalmente adesso ha di fronte ulteriori passaggi sui quali abbiamo di nuovo l'occasione di poter in qualche maniera intervenire e influirli. Penso col passaggio all'approvazione delle costituzioni, della costituzione tunisina, della costituzione egiziana e così via, della costituzione libica e poi via via di quelle delle ulteriori situazioni che sono ancora in qualche maniera in bilico, penso a quella siriana o a quella yemenita o a quella del Bahrain. Bene, da questo punto di vista di nuovo dovremmo stare attenti e seguire con cura quello che avviene in questi paesi, perché la logica con cui in questi paesi si stanno redigendo le nuove costituzioni è una logica in cui in qualche maniera si sta recuperando la possibilità di influenza dei fattori che io ritengo positivi, quindi dei giovani e delle donne. Per esempio in Tunisia, se uno segue queste cose con cura, potrà rendersi conto che proprio negli ultimi giorni il partito di maggioranza relativa, che è il partito che esprime il primo ministro, che è un partito islamista che si chiama Nada, ha fatto marcia indietro rispetto all'obiettivo di introdurre nella Costituzione una logica, come si può dire, che in qualche modo codificava una sorta di inferiorità della donna rispetto all'uomo. Bene, la spinta delle donne di Nada, perché ovviamente il vantaggio della democrazia è stato quello che in qualche maniera le donne hanno il diritto di voto e quindi ci sono anche Nada per prendere il 40% ha dovuto prendere una quota molto forte di donne. Bene, le donne in Nada hanno premuto perché alla fine si vada nella direzione giusta e quindi probabilmente alla fine la Costituzione tunisina rimarrà, come si può dire, manterrà tutti i diritti delle donne come aveva la Costituzione precedente della situazione dittatoriale della Tunisia. Bene, questo probabilmente si ripeterà anche negli altri paesi e tutto questo potrebbe essere influenzato positivamente dal ruolo dell'Europa, dal ruolo dell'Occidente in generale, anche degli Stati Uniti, ma soprattutto dal ruolo dell'Europa. Naturalmente da questo punto di vista ci sono i primi pallidissimi segni. Proprio ieri si è svolta a Malta una riunione del cosiddetto 5+5, che sono i 5 paesi dell'Europa mediterranea con i 5 paesi del cosiddetto Nord Africa, con la presenza come osservatore dell'Egitto. Bene, queste sono le direzioni in cui si dovrebbe andare e naturalmente da questo punto di vista questa pressione dal basso, soprattutto delle giovani generazioni e soprattutto delle donne, diventa l'elemento decisivo in qualche maniera che dovrebbe essere, come si può dire, colto dalle elite europee ma anche dalle giovani generazioni europee e così via. Ecco, da questo punto di vista, e vado in qualche maniera verso la conclusione della mia relazione introduttiva, quello che manca è la risposta positiva delle giovani generazioni dei paesi europei, soprattutto dei paesi europei mediterranei. La cosa che stupisce di più è proprio l'assenza di reazione delle giovani generazioni del Mezzogiorno d'Italia. Mentre in Grecia, in Spagna, in Portogallo ci sono delle, almeno rispetto alle condizioni sociali ed economiche, ci sono delle forti proteste, le vediamo in televisione e così via, non si capisce perché, nonostante tutto, in Italia le reazioni avvengano attraverso delle espressioni verbali
di determinate parti dell'elite, quindi De Magistris se la cava dicendo che è d'accordo con la flottiglia che va a Gaza e così via, Vendola se la cava dicendo, cestendo la Puglia esattamente come le altre regioni, e al tempo stesso dicendo che ha d'accordo con la Fion piuttosto che non so chi altro, e naturalmente la Fion quando non si parla di Taranto. Sì, infatti quando si parla di Taranto è d'accordo con ho visto che anche su Taranto se la gioca come si può dire. Da questo punto di vista c'è una oggettiva ritardo delle giovani generazioni della parte più sviluppata dei paesi europei rispetto alle opportunità che in qualche maniera si dovrebbero poter offrire. Tra l'altro io sono convinto che in qualche maniera dovremmo essere capaci di capire che questo corrisponde anche al nostro egoistico interesse, perché la politica euro-mediterranea è cambiata totalmente rispetto al periodo della guerra fredda. Nel periodo della guerra fredda la politica euro-mediterranea era un'appendice di un'architettura che vedeva la contrapposizione tra il primo mondo e il secondo mondo, tra il mondo occidentale e il mondo comunista. E il Mediterraneo si divideva per parti. L'Algeria stava con l'Unione Sovietica, la Siria stava con l'Unione Sovietica, l'Egitto piuttosto che il Marocco, la Tunisia stavano con il mondo occidentale, eccetera. Oggi invece la politica euro-mediterranea potrebbe creare le condizioni di una vera cooperazione e di un vero allargamento della sfera europea nella direzione appunto euro-mediterranea, creando dei vantaggi oggettivi, perché mentre i paesi europei sono a dividendo demografico negativo, perché sono molto vecchi e si invecchiano sempre di più e quindi hanno, come si può dire, una dinamica demografica negativa, invece i paesi della sponda sud del Mediterraneo, soprattutto i paesi arabi, hanno un dividendo demografico positivo e naturalmente da questo punto di vista dipende da noi se usare a nostro svantaggio questo dividendo demografico positivo o usarlo a nostro vantaggio. Se noi non siamo in grado di gestire i fenomeni migratori in maniera razionale, li lasciamo gestire ai ministri degli interni invece che ai ministri del lavoro, e quindi non siamo in grado di creare un mercato del lavoro unificato o tendenzialmente unificato nel Mediterraneo, ovviamente, e quindi recuperando la parte educata di queste popolazioni e così via, e invece ci limitiamo a avere l'immigrazione selvaggia, quella che assistiamo su Lampedusa piuttosto che su Pantelleria e così via, ebbene ovviamente in questo caso noi non saremmo in grado di utilizzare il vantaggio di questo dividendo demografico positivo, e da questo punto di vista si potrebbe concepire una strategia di integrazione anche economica, sviluppando la circolarità del capitale umano, la circolarità del capitale finanziario, la circolarità dei mercati, diciamo così, sviluppando, come si può dire, utilizzando le cosiddette tendenze alla quarta economia emergente, e naturalmente da questo punto di vista trovando il consenso soprattutto delle giovani generazioni, che ovviamente alla fine sono mosse dalla medesima logica in cui sono mosse anche in Europa, quindi dal fatto della strategia che gli offre delle condizioni di lavoro adeguate al loro livello di istruzione e così via. Tutto questo significa che noi abbiamo di fronte una straordinaria opportunità,
e chiudo con l'argomento del fatto che questo dovrebbe poter consentire rendere più facile la soluzione del problema che ha emblematizzato nell'arco di 50-60 anni di guerra fredda proprio la logica della guerra fredda medesima nella regione mediterranea, che è la logica che si poteva riassumere in una semplice frase in inglese, keeping the status quo, cioè mantenere lo status quo. Ebbene, il problema israeliano-palestinese, che è stata la grande frattura, diciamo così, che ha accompagnato dal 1947-48 fino ad oggi la logica della contrapposizione e non la logica della cooperazione e della convergenza, bene, questa oggi per la prima volta potrebbe avere una possibilità di riuscita, se ovviamente ci fosse, come si può dire, l'atteggiamento positivo, l'atteggiamento volto ad approfittare di queste cosiddette opportunità, di queste cosiddette occasioni. Faccio un esempio. Voi avete visto che in Egitto, che è un paese chiave per gli equilibri della regione e soprattutto rispetto al problema dell'israeliano-palestinese, ha vinto hanno vinto i fratelli musulmani e l'attuale presidente si chiama Morsi ed è un fratello espressione dei fratelli musulmani. Ebbene, noi abbiamo sentito dichiarazioni infinite, comprese le dichiarazioni di Morsi in visita in Italia qualche giorno fa, in cui Morsi ha preso l'impegno di mantenere il trattato di pace con Israele. Ebbene, il Morsi al tempo stesso è il numero uno dei fratelli musulmani. Bene, Hamas, che è esattamente quello che ha il maggior peso a Gaza, dove la flottiglia vuole andare a liberare, eccetera, eccetera, dove nel frattempo, come si può dire, si sono sviluppate i comportamenti peggiori degli israeliani col blocco, con i bombardamenti, eccetera, eccetera. Adesso Morsi si troverà di fronte all'alternativa o se spaccare con Israele, quindi alla fine denunciare il trattato di pace, oppure se vuole mantenere il trattato di pace dover influire su Hamas perché Hamas modifichi a sua volta le sue posizioni e quindi si avvicini alle posizioni di Abu Mazen, di quelli che i palestinesi che hanno il controllo della cosiddetta West Bank, e naturalmente questo potrebbe in qualche maniera, se ci fosse un esercizio di una pressione adeguata, soprattutto da parte europea sul governo israeliano, potrebbe in qualche maniera riattivare il negoziato di pace, il negoziato della convergenza. Questo naturalmente dovrebbe significare da parte europea una denuncia chiara e semplice del punto debole della posizione israeliana, che è la politica dei cosiddetti insediamenti, perché la politica degli insediamenti, quindi io posso capire le ragioni per cui dentro la società politica israeliana ci sono quelli che sostengono la politica degli insediamenti, però non c'è nessuna ragione che riguardi la sicurezza di Israele, che riguardi l'equilibrio in qualche maniera positivo anche dal punto di vista della logica di Israele, che giustifichi la politica degli insediamenti. La politica degli insediamenti porta nella direzione della divergenza, del conflitto, dello scontro. Quindi se vogliamo che in qualche maniera Morsi e domani quelli che andranno al posto di Bashar Assad in Siria, che in qualche maniera, come si può dire, marcia nella direzione della convergenza e non della divergenza, noi dobbiamo convincere il governo israeliano, quello di oggi, naturalmente sappiamo che probabilmente nel corso del 2013 ci saranno le elezioni in Israele, dobbiamo convincere Israele ad andare nella direzione del dialogo e della convergenza. Probabilmente questo ci offrirà l'occasione
tra il 2013 e il 2014, al massimo il 2015, di portare a soluzione quello che è il principale problema dell'eredità della guerra fredda nella regione mediterranea, e quello che probabilmente potrebbe essere il passo decisivo nella direzione della cosiddetta convergenza, della cosiddetta cooperazione e così via. Quindi tutto questo è nelle nostre mani, e naturalmente da questo punto di vista è nelle mani anche della politica italiana, è nelle mani della politica italiana se qualcuno riuscisse a capire il senso dell'opportunità che abbiamo di fronte e del vantaggio che, questo potrebbe portare anche dal punto di vista del futuro dell'economia italiana e anche soprattutto per le giovani generazioni italiane, soprattutto per le giovani generazioni del Mezzogiorno che, dovrebbero scappare dalla direzione di marcia della protesta e che ancora non hanno portato alle estreme conseguenze come in Grecia o come in Spagna, ma naturalmente prima o poi questo dovrà succedere. La ragione personalmente per cui io penso che nonostante tutto in Italia siamo ancora arrivati ai livelli della Grecia e della Spagna, perché l'Italia è ancora, nonostante tutto, e anche il Mezzogiorno d'Italia, nonostante tutto, è sufficientemente ricco per in qualche maniera reggere ancora, ma quello che non succede oggi potrebbe succedere tra un anno, tra due anni, tra tre anni, e credo siamo molto vicini al punto dell'esplosione. E naturalmente, a differenza delle primavere arabe, probabilmente non avremo una situazione in cui prevalga la logica positiva, la logica della risposta positiva, della risposta in qualche maniera capace di far procedere, di evolvere la situazione nella direzione giusta, ma probabilmente qui rischiamo, come in Grecia e come in Spagna, di essere destinati alla protesta solo negativa, alla protesta alla grillo, e alla protesta che non porterà nessuna soluzione, che consentirà di sprecare le opportunità e le occasioni. Questa è, detto in termini sintetici, qual è il tipo di considerazioni che dovrebbero essere diffuse, dovrebbero non essere centrali, non essere destinate o lasciate solo agli addetti ai lavori, ma dovrebbero essere veramente, diffuse soprattutto tra le giovani generazioni del Mezzogiorno d'Italia, perché questa opportunità si offre oggi e probabilmente non si offrirà nel medio periodo, tra 5-10 anni, potrebbe essere un'ultima occasione, soprattutto dal punto di vista dei paesi della cosiddetti europei mediterranei, per in qualche maniera approfittare di questa condizione positiva che ci è stata offerta, che non è avvenuta per merito nostro, ma che ci è stata offerta come su un piatto d'argento, e che noi per adesso abbiamo sprecato e rischiamo di sprecare per il prossimo futuro. Grazie.